È un uomo incastrato, questo granello di sabbia incastrato in un meccanismo molto grande, essere stato coinvolto dalla polizia, dallo Perché è una Stato, storia vera, questo, nella storia di un ricordiamolo. testimone di giustizia, coinvolto a dover prendere una decisione molto grande, immensa, quella che spesso prendono i testimoni di giustizia e che poi sai bene che rimangono sospesi in una vita molto sospesa e a volte una vita che si sgretola totalmente, si sgretolano i sentimenti, gli affetti, il lavoro si perde. Nel caso di Gianni, ad esempio, il suo cantiere navale lo ha perso totalmente. Tu l'hai Anche, incontrato lui, immagino. sì, con Gianni siamo stati anche sul set, lui stava lì al monitor, si riguardava la sua vita con gli occhi lucidi ed era molto emozionante vedere la persona che poi nella finzione cinematografica A te si capita spesso racconta. questa emozione? È capitato molto spesso, le ho scelte, ho scelto la storia degli altri molto spesso, perché penso che ogni uomo, ogni persona ha dentro di sé una grande storia da raccontare. Chiunque ha una bella storia da raccontare. Un Questo giorno interpreterò te. potrebbe essere No, mi interessante. sfottono per questa cosa che io sono un biografo, faccio sempre, racconto sempre la storia degli altri, quindi spesso c'è. Però in questo ce l'hai in comune con noi giornalisti, perché io, ma come chiunque fa il mio mestiere, ovviamente pensa che l'altro sia comunque un tesoro da scoprire, no? Qualcosa in cui avventurarsi. Vediamo un pezzetto della fiction di ieri, Gli Grazie. orologi del diavolo. Poteva essere il giorno più importante della mia vita. Il giorno in cui il mio incubo sarebbe dovuto finalmente finire. Il giorno in cui sarei potuto tornare ad essere un uomo libero. Ma non è andata così. Non mi portate. Perché oggi è il giorno della mia condanna a morte. Da adesso sono un bersaglio visibile a tutti. E non posso più fidarmi di nessuno. Stasera c'è la seconda puntata, ma come si guidano quei motoscafi? Come si chiamano? Offshore? Cos'è? No. Quello che hai appena visto, Ecco. si chiama Scarab, è un motoscafo molto potente da circa 50 nodi, quindi parliamo di, non so in termini di chilometri orari, ma potrebbero essere 250-300 km orari. E hai imparato a Per guidarlo? forza, ho Ti dovuto. sei Mi sono divertito? divertito molto, ho avuto anche molta paura, ma lì nascosto nel gavone di quel motoscafo c'era sempre Gianni con me, ma dovevo pilotare io, quindi non avevo scelta, lui non si poteva vedere. Quindi Certo. da dentro mi dava dei comandi, perché è uno Scarab, un motoscafo di metà anni 90, quindi aveva tutti dei cambi e Quindi anche più una complicato parte rispetto tecnica alle più imbarcazioni complicata, che vediamo moderna, oggi, che è più certo. computerizzata. Questo era proprio manuale, quindi lui sotto mi dava i comandi e dovevamo andare E a tu che tutta rapporto hai velocità. col rischio nella vita? Cerco di evitarlo sempre, sono abbastanza pauroso e infatti quando mi trovo poi nella finzione del mio mestiere a dover affrontare situazioni di questo tipo o altre situazioni, viene fuori una parte di me che non conosco, ma viene fuori perché deve venire fuori per forza. Per questo il nostro è anche un mestiere un po' da atleti. Io mi alleno continuamente, non tanto per creare un personaggio, quanto per sopportare poi la vita che si fa sui set, che è una vita insomma così improvvisa. Perché fai delle cose che nella vita non faresti mai e quindi bisogna essere veramente fisicamente molto pronti. E ti piace tirar fuori delle parti di te che non conosci? Ma il mestiere dell'attore è quello, in realtà, il gioco è quello, poter essere qualcuno, qualcosa che non si può essere nella vita normale. Insomma, parlando di persone che vengono coinvolte in ingranaggi più forti e più complessi rispetto alla loro vita normale, a te è mai capitato di fare qualcosa che non ti aspettavi o di dare il meglio o il peggio di te in una situazione che non credevi di poter affrontare? Ma non saprei. Ho fatto una cosa una volta così pensavo di non farcela, ma è la prima volta che la dico. Non, adesso, credo di aver salvato la vita ad un uomo. Davvero? Sì. Cioè? Ma non ne ho mai parlato di questa cosa, però questa domanda mi ha stimolato questo ricordo così.
Non da solo, ero con un'altra persona su una spiaggia in Sicilia, era una semplice giornata di mare, però era l'ora di pranzo e quindi dalla spiaggia erano andati tutti un po' via nel baretto di questo lido che frequentiamo d'estate a mangiare, quindi eravamo rimasti veramente in pochi. Io chiacchieravo con una persona, un amico, quando a un certo punto abbiamo lui, quindi eravamo così, io ho guardato il suo sguardo che ha fissato qualcosa di pauroso, c'era un uomo che galleggiava a testa in giù e un bambino, il figlio piccolo di quest'uomo, che ci giocava pensando che il papà stesse giocando con lui a fare il morto a galla. In realtà, poi il mio amico mi ha spiegato tutta la dinamica che io di spalle non ho potuto vedere. Quest'uomo ha tentato di fare una classica capriola e poi tuffarsi. Era un tedesco in vacanza in Sicilia. E invece è arrivato giù, così in verticale con la testa, e si è praticamente rotto l'osso del collo. Siamo andati subito lì, lo abbiamo rivoltato a pancia in su, lo abbiamo tirato su e per fortuna questo mio amico parlava perfettamente il tedesco. In poche parole, quasi veramente agonizzante, quest'uomo gli ha spiegato: sono un medico, tienimi la testa ferma, insabbiatemi il collo perché temo di aver rotto l'osso del collo. Insomma, e lo abbiamo sostenuto, accudito per veramente tante ore, poi è arrivato un elicottero e probabilmente forse ho partecipato al salvataggio di una persona. Ma sicuro, è sicuro, perché probabilmente poi se tu non eri andata a mangiare come gli altri, se il tuo amico non l'avesse visto... Non mi sento un eroe per questo, per carità, no, però mi hai chiesto quale potrebbe essere... No, figure, ricordo... mi piace il tuo pudore nel racconto, però voglio dire, è una storia come un'altra, peraltro molto, abbastanza impressionante, ma... Questo signore è tornato, ecco, è poi tornato, l'avete rivisto, quindi sì, che condizioni... Sì, io non l'ho incontrato, ma so dai proprietari di questo lido che un'estate è tornato per cercare tutte le persone che lo avevano in qualche modo salvato, perché lui dice, qui qualcuno mi ha salvato la vita. Perché se non l'avesse visto lui finiva in acqua, sarebbe annegato perché di fronte al figlio, era proprio a testa in giù, di fronte al bambino piccolo, poi c'era la moglie e due ragazze più grandi sotto l'ombrellone che non si erano accorte di nulla. Lui è tornato, ma io quell'estate non c'ero. Ma quanti anni fa è successo? Ma 3-4 estati fa. Ah, quindi di recentemente, cioè più sì. Ci ripensi mai a un momento io penso così che di... così, per caso forse c'è un uomo a questo mondo che... non mi deve nulla, assolutamente, ma che vive grazie ad all'istinto di un altro uomo. E questo ci porta probabilmente anche a un tema molto attuale. Certo. Cioè stare... Quanto siamo esposti al... Diciamo, tema, ho capito quello che vuoi dire. Siamo, viviamo esposti a dei rischi perenni e ce ne siamo accorti con la pandemia in modo esatto. Purtroppo per tutti noi... pesante. Secondo è che ne usciamo tutti insieme con l'aiuto di qualcuno. Poi certo c'è anche la provvidenza o il fato, chi crede la chiama provvidenza, chi non crede la chiama fato, chi è laico, certo. Che ha voluto che il tuo amico parlasse il tedesco, anche quella è una coincidenza. Quella è una coincidenza incredibile. Incredibile. Perché non avremmo capito, perché parlava certo. Con l'acqua in bocca, così non avremmo probabilmente avreste magari capito. Mosso e quindi magari l'avremmo mosso con più violenza, avremmo accentuato il problema, perché ha avuto uno shock midollare, ho saputo dopo. Però poi sei rimasto in piedi o ha avuto conseguenze? No, non ho più avuto conseguenze. Vedi, proprio miracolo. Sì. Chi crede dice miracolo. Senti, vediamo Salvo d'Acquisto, così vediamo un altro degli eroi che ha interpretato. Brigadiere, avanti! Ma che fa Salvo? Mamma, che non lo so. Oddio, Ernesti, che vogliono da lui? Voi volevate un nome? Ce l'avete. Sono stato io. Sono io il colpevole. Salvo d'Acquisto. Eroi. Vedi alla voce eroi lui, no? Sì, Salvo d'Acquisto è vero. Ecco, quella frase lì si assume la responsabilità di qualcosa che non aveva, commesso per salvare, erano una ventina di persone. Comunque durante la clip Beppe continuava a ripetere no, ma io non volevo vantarmi. Non era un vanto quel racconto. È bello questo pudore invece che tu esprimi perché insomma... Mi piace rivedere Salvo d'Acquisto, ma...
a parte il film e il personaggio, ma questa storia, questo film mi lega moltissimo a un grande artista che io amo molto e che prima di me aveva raccontato Salvo d'Acquisto, è Massimo Ranieri, che negli anni 70 credo aveva fatto un Salvo d'Acquisto bellissimo. E questa cosa mi piace molto, essere unito a Massimo. Siete amici, vi sentite? No, non ci sentiamo, mi sento suo amico e io lo sento amico, ma non ci frequentiamo e non ci sentiamo. Senti, tornando agli eroi, fortunato il popolo che non ha bisogno di eroi, grande frase, dopodiché questa seconda pandemia abbiamo imparato a conoscere tanti eroi, che è stato il personale sanitario, vorremmo continuare a sostenerli nell'opera che stanno facendo anche ora. Tu come la stai vivendo ora, il ritorno alla seconda ondata? Ma allora, partiamo dalla prima ondata, sembrava anche più un'avventura quasi, mettiamola così, no? C'era quell'incognita, quel mistero di questa pandemia che forse ci avrebbe regalato qualcosa anche di positivo, no? Ti ricordi quegli slogan meravigliosi? I balconi. Saremo migliori persone, ne usciremo sicuramente con uno spessore umano più alto e tutto questo che purtroppo secondo me non è accaduto. Tutto questo, e quindi c'era quello spirito un po' così, della curiosità, dell'amara curiosità. Invece questa la vivo con un po' più di preoccupazione, ti dico la verità, sono un po' più preoccupato. Però dentro di me, ma come in tutti, c'è quella finestra di speranza. E sono molto legato ai medici, insomma, e loro sono il nostro faro. Ai tuoi figli come la stai spiegando? Peraltro una si chiama Anita, non so se c'è un motivo legato a qualche parentela. No, Anita perché ci piaceva il nome Anita. E poi è il nome di un'eroina, moglie di Garibaldi. Per cui, diciamo che siamo stati ispirati da una nostra amica, un'attrice bravissima, stupenda, Anita Caprioli, che in quel periodo frequentavamo e ci ispirò lei. Nicola. E Nicola, che invece è il nome di tuo papà. Che è il nome di mio papà. Ma come non sto lì a spiegare, sono due ragazzi, 17 e 15 anni, quindi stanno vivendo... Li hai dovuti trattenere quest'estate, volevano uscire? No, assolutamente no, non sono due ragazzi che hanno... Scapestrati? No, tranquilli, due ragazzi tranquilli, studiano, stanno a casa, stanno lavorando da casa con la scuola, e quindi, però sono molto tranquilli. Abbiamo approfittato, ho approfittato della pandemia scorsa per fargli un regalo e cercare di avvicinarli di più, appassionarli di più alla visione del cinema. E quindi... Cosa gli hai fatto? Quale film gli hai fatto vedere? Il primo che hai scelto? Il primo che ho scelto, ho detto questo film vi cambierà la vita, ho detto dentro di me. E in realtà forse qualcosa è successo. C'era Una volta in America, è stato il loro primo Sergio film. Sergio Leone, De Niro, straordinario. Cosa hai fatto? E da lì è scattata proprio una reazione a catena straordinaria. Quindi Nicola ha voluto vedere tutti i De Niro possibili e che quindi lo hanno agganciato a tutti i Martin Scorsese, che lo hanno agganciato a tutti i DiCaprio e che lo hanno portato a Quentin Tarantino. Tarantino li riporta di nuovo per le ispirazioni di Tarantino al cinema degli anni 70 italiano, quindi a certe colonne sonore, Django, quindi a Morricone. E il cinema è veramente una materia straordinaria, una materia di cultura altissima che andrebbe veramente, voglio esagerare, andrebbe inserita nelle scuole. Verissimo. La materia cinema va portata, perché è letteratura per immagini. E poi quello insegnante. Vedo che mi fai così. Tutti i nostri affetti stabili. No, ma non so, ovviamente magari potremmo sembrare di parte, il cinema non è promuovere il nostro comparto, il nostro settore, è Giuseppe, proprio promuovere la cultura in generale. La promuviamo con grande gioia, proprio per le che in questo momento peraltro è in grande sofferenza, insieme al teatro. E ci toglie tanta parte della nostra vita importante, bella, per sentirsi uniti. Senti, leggevo questa cosa che tuoi figli, hai trasmesso quest'idea che diciamo tutto può in qualche modo interrompersi, cioè di non essere... tutto può finire da un momento all'altro, che poi diciamo corrisponde molto al momento che stiamo vivendo, perché poi la pandemia questo ci ha annullato qualunque certezza. È vero? Hai questo tipo di impostazione? L'ho letta da qualche parte in un'intervista. No, scherzo, è vero in parte, nel senso che non è una lezione di vita che faccio ai miei figli, sarei veramente troppo pessimista, ingiusto. Però tu lo sai un po' pessimista. È una voce che ho dentro di me. Perché? E la tengo per me. La tengo per me, perché non do niente per scontato, ho sempre questa sensazione che da un giorno all'altro tutto può finire, ma soprattutto nella sfera professionale, o comunque non so godere di un successo. Stamattina mi hanno telefonato in tanti, che bel risultato, che bello, ma io penso sempre che questa gioia può finire da un momento all'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tutto possa finire. Probabilmente una mia amica
una psicologa, mi disse che io probabilmente vivo sempre con lo spettro della povertà, non nel senso però di povertà intesa come uno spettro di una vita. Noi non siamo stati una famiglia povera, una famiglia normalissima con un padre, 4 figli, quindi una famiglia normale, però probabilmente ho la tensione, la paura che avendo fatto tutto un po' da solo, tutto questo si possa dissolvere in poco tempo, non lo so, aiutami, perché ho questa paura? Perché probabilmente un lato di te è insicuro e quindi non senti di meritarti il successo, è possibile? Non lo senti fino in fondo, pensi che c'è qualcosa che ti è stato regalato e quindi ti può essere sottratto? No, io penso di meritarmi, perché io nelle cose che faccio ci metto anche veramente... Anche perché hai fatto tanta di quella gavetta, anche non sei uno nato dal nulla. Ecco. No, ma poi nelle cose che hai visto... Ti sei conquistato tutto. Nelle cose che abbiamo fatto io ci metto veramente l'anima, ci credo profondamente. Si vede. Ci credo tanto, tantissimo, ma veramente fino a farmi male fisicamente. Però non è una questione di meritarmi o non meritarmi, è proprio una sensazione di preoccupazione, insomma, che tutto questo sogno possa finire. Io ho un'altra tesi. Forse però perché temo molto, ecco, forse l'ho trovata, io temo un po' di tornare un po' in quella chiusura che avevo prima di iniziare questa grande avventura. Ormai sono passati quasi 25 anni dalla grande avventura del mestiere dell'attore e temo di che mi ha sbloccato molto, devo dire. È stata un po' terapeutica per me questa perché eri percorso. Molto timido. Ero molto timido, una timidezza veramente patologica. Quindi forse temo di tornare a quella timidezza, probabilmente, che mi faceva stare male. Ho vissuto un'adolescenza un po' tormentata, ti dico la verità. Ma da che dipendeva? Ma dipendeva da una serie di fattori. Involontari anche, no? Quella timidezza a quell'epoca era letta un po' come un problema anche, no? Infatti quando io sento parlare dei timidi, quando vedo un genitore che dice al figlio o dice ad altri del figlio no, ma lui è timido, poi dico no, perché? Non accusate mai una persona di timidezza, perché la timidezza, bisogna fare l'elogio della timidezza, perché i timidi hanno dentro tanto da dire, tanto da dare. E se quella timidezza è indicata come un valore negativo, come un problema, si rischia veramente di schiacciarli per sempre. Quindi a te chi te lo diceva sei timido? Un messaggio ai timidi, giusto. Tranquilli, perché avete dentro tanto da dare, da dire. E anche se restate timidi va bene uguale, non so come dire, adesso tu non sei diventato non timido, probabilmente grazie anche all'esperienza di attore, però potete anche tranquillamente stare zitti, stare timidi, che siete lo stesso intelligenti e ben brillanti. E a te chi te lo diceva sei timido, sei timido? Ma forse un po' a casa, insomma. Poi, insomma, io avevo un confronto veramente complicato, perché il primo era l'opposto. Quindi un uomo, Rosario... Cioè, flamboyante, io direi. Lui andava frenato, io andavo spronato. In mezzo due sorelle, invece, tranquille. Sane, tranquille. No, con un carattere, diciamo, spigliato, insomma. Catena molto di più. Anna un po' come me, ma io ero veramente molto timido. E allora in uno spettacolo teatrale tempo fa scrissi un testo che racconta un po' mio padre e mentre raccontavo mio padre quel teatro e quel testo è stata anche un'opportunità per ritrovare me stesso e lì ho scoperto che non ero io molto timido, ma erano loro molto estrosi e molto gioiosi. E infatti per arrivare a parlare di tuo padre, perché io ho un'altra tesi sul tuo senso di insicurezza, vediamo Domenico Modugno. Giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si spegne a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Guarda, è quello. Questo è un regalo della RCA. Ma sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che questo non ce l'ha nemmeno il Presidente della Repubblica. Così grande, non ce l'ha nemmeno lui. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Anche lui era un modello, un eroe della gioia di vivere, potremmo dire. Che cosa ti ha insegnato su tuo padre interpretare Modugno e perché?
Ma diciamo che ho interpretato più mio padre che Modugno, nel senso che mio padre era un uomo così, era veramente un uomo così, così carismatico, così presente, grande voglia di vivere, una bella voce, i baffetti al posto giusto, sempre elegante. E quindi ho visto veramente, ho rivisto mio padre, si somigliavano moltissimo. E poi con dei particolari della loro vita che li ha un po' accomunati, sì. Uno su tutti, ad esempio, Modugno da ragazzino andava sotto le finestre a cantare le serenate alle fidanzate, per conto dei fidanzati disperati per riconquistare la fidanzata perduta, e mio padre faceva la stessa cosa. Con gli operai, quel periodo che si costruivano le prime linee ferroviarie del paese, i suoi amici operai, invece di farlo lavorare, gli dicevano: Nicola, mettiti qua, cantaci una canzone e così intrattieni queste fatiche tutto il giorno. E lui cantava. Senti, e questa cosa li ha... Nicola poi peraltro ti ha lasciato quando tu avevi poco più che 20 anni, d'improvviso. Sì. Quindi questo anche forse può essere stato un elemento di, quando ci si confronta così giovani con una tragedia così grande, magari ti ha trasmesso forse un sentimento di non controllo della vita, perché appunto purtroppo può capitare, ecco. Può capitare, sì. È capitato poi peraltro tutto all'improvviso. Era anche un uomo molto giovane, 58 certo. anni, quindi... Ancora, è stato scioccante, è stato molto, molto scioccante. Per me, io ero poco più che ventenne e quindi avevo veramente bisogno di lui. E quindi sono stato costretto a farmi da padre, un po' da solo. Rosario, il papà non lo faceva? No, l'ha fatto il papà, sì. Però, insomma, non aveva da pensare anche a se stesso. Certo, perché, tra l'altro, mio padre va via e Rosario... esplode in un successo popolare straordinario, e proprio in quel momento nella mia famiglia si crea uno sbilanciamento assurdo, spiazzante, scioccante, devo dire. Grande successo e la morte di mio padre, o meglio, la morte di mio padre e il grande successo. Quando è che invece è stato il momento in cui tu hai capito che ce l'avevi fatta? E no, e questo riguarda anche quelle paure che penso che tutto possa finire. Io non ce l'ho fatta mai, cioè, anche stamattina, nonostante le telefonate, è andata benissimo, hai visto come è stata amata la serie, di qua di là. E io dentro di me ho sempre quella seconda voce. Questa è la mamma però che era severa, so. No, mia mamma non è stata... Cosa intendiamo per severa? Una donna... È molto più, cioè, rispetto a papà, che me lo descrivete, doveva... anche Catena me l'ha descritto un giorno, che sì, è stata certo. a pranzo insieme, comunque una donna, un uomo no, brillantissimo. Mia mamma è più ordine. Sì, più ordinata, più precisa, più attenta, più presente, ma Eccoli soprattutto qua. Doveva bilanciare... L'esuberanza. Bilanciava l'esuberanza di mio padre, altrimenti, cioè, due genitori come mio padre sarebbe stata la fine. Quindi mio padre è troppo libertino, mia madre diceva aspettate un attimo, ci teneva allo studio, ci teneva a tutta una serie di cose, ci teneva molto. Anche mio padre, ma in una versione diversa. Vediamoti a Sanremo. Guarda che ce l'hai fatta, sei stato pure a Sanremo a cantare. Sole alla valle, so, alla collina, per le campagne no, c'è più nessuno, addio, addio, amore. Amara terra mia, amara e bella. Che scriveva quest'uomo, eh? Peraltro, per un siciliano, amara terra mia, so anche che tu hai interpretato anche Borsellino e che... peraltro l'attentato di Via D'Amelio arriva poco dopo la morte di papà, giusto? Sì, 92. Quindi, insomma, per un siciliano aver interpretato Borsellino, cos'è stato? Anche lì un privilegio grandissimo, perché quando si interpreta un personaggio bisogna poi comunque approfondirlo, studiarlo,
avvicinarsi ai familiari per sapere qualcosa di più, dobbiamo scandagliare la vita dell'uomo che poi si... Però io ci metto sempre qualcosa di mio, ci metto sempre una mia immaginazione. Lo immagino così, Modugno l'ho immaginato. E poi quando i pari familiari ti rivedono, vedono tu che l'hai interpretato loro, si ritrovano, perché poi la creatività dell'attore sta anche in questo. Io ricordo il commento del figlio di un personaggio che io ho interpretato nella finzione cinematografica, che mi disse: ha interpretato perfettamente i silenzi di mio padre. E quando interpretai il ruolo di Valentino Mazzola nel Grande Torino. Come no? Ecco. Il figlio, Ferruccio, mi disse queste parole. O meglio, TV Sorrisi e Canzoni scrisse un virgolettato di Ferruccio Mazzola che disse: Beppe interpretò benissimo i silenzi di mio padre. Era un uomo molto timido e riservato, parlava poco, Mazzola. E di Borsellino porto con me tutta la sua grandezza. E poi comunque in Era d'estate, quel film, si raccontò un Borsellino e un Falcone particolari. Era quel periodo che loro passarono sull'isola dell'Asinara, confinati sull'isola dell'Asinara. Abbiamo messo un mare qui. Il nostro Marco Tulli ci ha dato un mare che potrebbe essere, chissà, qualche scoglio della Sicilia. Perché senti, no, peraltro poi, visto che tu hai interpretato anche, insomma, adesso lo vediamo, un medico, hai visto questo video che girava... Io sono abbastanza sconcertata dal il filone negazionista adesso sul Covid. Uh-huh. Non so se è proprio il figlio di Borsellino, ieri ha dovuto chiamare in questura questa signora Angela, che è andata in giro, magari il video lo vediamo a tappeto, tanto non ci interessa di far pubblicità, a girare dei video senza mascherina. Ecco, vogliamo dare un messaggio anche contro i negazionisti, contro chi non vuole ancora mettersi le mascherine, contro chi dice che il virus non esiste? Ma certo che lo dobbiamo dare, per fortuna sono la minoranza. Ecco. Eccola qua, vedi? Questa è una... Con tutto quello che c'è da fare ma in Sicilia. Ma questo io non l'ho ancora visto. Te lo faccio vedere io, purtroppo. Ma cosa dice? Ma quella è la signora... Come no? È la signora del... Non c'è Covid, del sì. Famoso... Non l'ho ancora visto questo video. E qui cosa dice ancora? Non c'è Covid? Sì, se vuoi lo possiamo anche sentire, dai, vabbè, un minuto. Però posso dire, la signora forse è l'ultima da condannare. Ti posso dire... Ok, sì. Benissimo. Okay. Credo di aver capito la situazione. Perché altro sta senza mascherina, capito? Quindi. Allora, credo di aver capito la situazione. Sì. Io di tutta la situazione che vedo, l'ultima che giudicherei è proprio la signora. La signora in questo momento è un personaggio, è uno strumento dei media. Quindi piuttosto, ecco, quella telecamera, tutti quelli intorno. Voglio guardare prima cosa c'è intorno a quella persona lì. Quella persona in questo momento è sfruttata, la stanno usando. Signora, io glielo devo dire, la stanno usando male, si fidi di me. Mi permetto di dire si fidi di me, la stanno usando male. Parli con la sua famiglia, si confronti con i suoi familiari, con suo marito. Lei è una persona, secondo me, molto più pura, molto più buona, ma stia attenta, perché hanno bisogno di lei. Hanno bisogno di farle dire cose che lei probabilmente neanche pensa. Quindi stia attenta, io posso dire questo. Quindi andiamo i negazionisti, magari bisogna vedere chi hanno alle spalle i negazionisti. Pure questo hanno sarebbe poteri, un altro grande tema. Hanno dei poteri occulti. Quindi prego, si accomodi. Mi spaventa molto meno il negazionista, quello che ufficiale, quello che si vede. Dobbiamo vedere chi c'è dietro. È un mondo complicato. Vediamo invece questo una grande figura di medico. L'ho visto tante volte da casa, lo specchio, con altri ospiti. Ah sì, 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 diverte? Mi diverte. È tetano, vero? E mi sorprende che sia morto così dolcemente. Di solito si passa attraverso atroci sofferenze. Tu l'avevi capito, eh? Speravo di sbagliarmi. E invece aveva ragione lui a dire che si sentiva il sangue amaro. Era Giuseppe Moscati, sì. Beato, medico dei primi del secolo. Allora, posso dire una cosa, certo, ai miei amici napoletani? Io mi sento un po' napoletano perché quando vado a Napoli le persone napoletane mi ringraziano, ma non devono ringraziare me. Mi ringraziano per aver interpretato, aver portato e aver dato luce a quest'uomo straordinario, beatificato poi da Giovanni Paolo II nel 1987. Ispiratevi molto
amici di Napoli che in queste ore sono stati accusati per, appunto, tornando al tema Covid, negazionismo e assembramenti. Napoli è stata attaccata, le immagini purtroppo parlano chiare, c'era forse troppa gente l'altro giorno sui lungomari, quindi siccome anche dei napoletani so essere un popolo molto più attento e più intelligente di quello che stanno descrivendo in queste ore nelle pagine delle cronache, voglio dire, non dimenticatevi di Moscati, ispiratevi molto al vostro Giuseppe Moscati e portatelo sempre nel cuore e stiamo attenti, state molto attenti, mi raccomando. Grazie. Seconda clip, qui andiamo su una tua passione. Ecco, allora dicevo, ma ogni tiro ho detto magari, se non so se si sentiva, certo. Magari, visto che tecnica straordinaria, non ma ce l'ho. Sai che dicono che addirittura negli Stati Uniti scelgono i manager, per scegliere un manager lo portano su un campo da golf, perché sì. A seconda del tipo di giocatore che tu sei, si capisce la personalità del giocatore, ah, tu che giocatore sei? Si dice che in molti paesi i migliori affari si chiudono su un campo da golf, tra gli, che affari, sciccheria, tra però, gli affaristi, Giuseppe. Quelli di alto livello. È una sciccheria vera però, eh? No, io a un certo punto avevo scelto il golf, ancora lo frequento adesso in questo periodo un po' meno, perché mi ha dato la possibilità di stare molto a contatto con mio figlio. Perché i campi da golf sono dei luoghi bellissimi, a contatto con la natura, non è per nulla, posso, certo, diciamo, sfatare un mito, negativo. L'elitarismo del golf. Negativo, sì, che è uno sport per ricchi, uno sport per persone di una certa età. No, invece è frequentato da tanti ragazzi, adesso le quote di iscrizione sono, diciamo, livellate un po' meglio, cioè è un po' più accessibile a tutti adesso il golf. È veramente un grande sport, bellissimo, ed è uno sport vero e proprio, si pensa essere uno sport poco faticoso, invece si parla di chilometri e chilometri di camminate in salite, in discese. Comunque un certo tono, su cambi, però, dai. Bellissimo. Io guardo il golf, sì, e sogno, perché me la trovo una cosa così, è uno sport così elegante, raffinato, elegante, molto elegante. E anche che ha bisogno di nervi saldi, per cui forse credo aiuta la concentrazione. In questo dicono. Momento poi è uno sport che non crea, certo, molti assembramenti, quindi si potrebbe anche... Peraltro potrebbe essere anche un volano di turismo, perché usare. I campi da golf sono, esatto, sono ecologici, perché ovviamente si fanno e si rispettano la natura. Chiudiamo in bellezza, dai, con un altro tocco di leggerezza. Una volta mi sono imposto a New York per un piatto di spaghetti semplici alla carbonara che ebbe un enorme successo e venne così servito a circa 250 invitati all'Hilton Hotel, 54esimo piano, un grande casino per poterli fare perché l'acqua non bolliva, l'acqua quando si è molto in alto non bolle mai, insomma avevo la preoccupazione di presentarli bene e il successo ci fu. Incredibile, anzi, siccome io ero presentato come attore, quando dicevano Toniazzi dicevano ok, insomma, per educazione, per cortesia, ma quando arrivarono gli spaghetti e domandarono chi li aveva fatti, detto li ha fatti lo stesso attore che avevamo presentati prima, allora cominciarono gli abbracci, ah, oh, terrific, fantastic, ah, marvelous. Grande Ugo Toniazzi che amava cucinare, anche tu ami cucinare, piatto preferito? Spaghetti con la bottarga, bottarga di tonno possibilmente. E magari di Marzamemi. Così diamo anche la località. E questa è la tua leggerezza? Perché tu so che ti descrivi come un uomo pesantissimo e sei sicuramente una persona molto profonda. Me ne hai dato prova. No, io mi descrivo, diciamo, molto esigente nella sfera professionale, perché sono molto esigente. Quell'esigenza e quella ricerca della perfezione spesso è letta come un modo di... Non è una tua definizione. Tu non ti senti pesante? Anche lì è... No, non mi sento pesante. Mi sento esigente, soprattutto nel lavoro, e non riesco a fare sconti a nessuno se sento che quella cosa la si sta facendo con leggerezza o tirata via, come si dice spesso nel nostro mestiere. Io non tiro via mai le cose, cerco di farle sempre nel modo più perfetto possibile, perché un giorno voglio rivedere quello che ho fatto e non pentirmi di nulla. Questa potrebbe essere una grande massima della vita. Grazie davvero, Beppe Fiorello, grazie, scendi grazie con a te. Me. E così... Insieme salutiamo il nostro pubblico di Oggi è un altro giorno, 100 grazie. Di queste puntate, grazie davvero.